inaugurata la 12ª settimana della cultura, la prima rassegna è stata allestita all'Archivio di Stato, l'inviato. Quasi scontato, la prima delle rassegne è dedicata a Gremi e Sartiglia, documenti conservati dall'Archivio di Stato e altri nelle sedi dei gremi ancora attivi, quelli dei falegnami e dei contadini che organizzano la corsa alla stella. Documenti d'epoca, i più vecchi datano al 1600, ma anche i più recenti. Statuti, regole comportamentali, certificati di apprendistato, diplomi, riconoscimenti, verbali di sedute e resoconti di spese. Tutti elementi che concorrono a descrivere quale fosse la vita associativa all'interno delle formazioni professionali, la cui attività cessò a metà dell'Ottocento per conservare solo funzioni di memoria storica. Marina Valdés, direttrice dell'Archivio di Stato, ha sollecitato i privati che ne siano in possesso perché mettano a disposizione documenti e altro materiale d'epoca. Consentiranno agli studiosi e ricercatori di dedurre una conoscenza più articolata dell'Oristano del passato.